È stato un aprile al sapor di gennaio e dopo il maltempo nel ponte della Liberazione probabilmente non si salverà neanche quello del primo maggio. Le temperature saliranno nel weekend, sole e mare soprattutto nel sud Italia, ma non bisognerà abituarsi. Le previsioni meteo ad oggi parlano di temporali a nord-est e tempo all'insegna della variabilità nel centro-sud. Lo scirocco che scalderà il fine settimana sarà sostituito da un libeccio più fresco che porterà anche ad un abbassamento delle temperature. Si difendono dallo zero termico gli agricoltori dell'Alto Adige che già la notte scorsa hanno messo in campo torce e lanterne per evitare il gelo. Le vallate di Bolzano si sono illuminate dal fuoco delle candele in una delle notti primaverili più fredde della stagione. Il profumo dei vini si è protetto dal freddo notturno con una suggestiva e ancestrale tradizione. Migliaia di lanterne tra i filari hanno riscaldato i vigneti dalle anomale temperature di questa fredda primavera. Comunque sono delle fonti energetiche che creano dei punti caldi nel vigneto e in teoria vengono accese da 200 a 300 candele per ettaro per evitare che la temperatura scenda sotto i 0 gradi centigradi.